Come mai è stato deciso di chiudere tutti e due i punti da parte della ASL e trovare questo accordo con l'autorità portuale? Ma diciamo l'accordo innanzitutto è stata una collaborazione molto positiva sia con l'autorità portuale che con la capitaneria di porto. Fondamentalmente cercare di concentrare più centri vaccinali in uno, come abbiamo fatto in questo caso, serve sostanzialmente ad aumentare la capacità operativa, quindi a somministrare più vaccini in minor tempo e quindi è coerente ovviamente con l'obiettivo della campagna vaccinale. Questo poi è un centro vaccinale molto grande che ha 16 poltrone, quindi ha una capacità operativa quotidiana di oltre 1.150 vaccini, quindi questo chiaramente è un grande valore aggiunto. No? Perché nemmeno sommando i tre precedenti centri vaccinali noi arrivavamo a raggiungere cifre di questo genere e quindi, ripeto, è molto coerente rispetto all'obiettivo della campagna vaccinale. Abbiamo anche fatto una scelta ambiziosa che è quella di somministrare qui tutte e quattro le tipologie di vaccini, quindi Johnson, AstraZeneca, Moderna e Pfizer. Ogni vaccino ha un codice colore, è contraddistinto da un codice colore. Il paziente che viene a vaccinarsi al momento dell'ingresso dichiara quale vaccino, per quale vaccino è prenotato e riceve un braccialetto colorato. Io li ho messi tutti e quattro. Ce li vuole indicare allora secondo il colore? Spero di ricordarmelo. Il Pfizer è il blu, l'AstraZeneca è il giallo. E il verde è il Moderna e il rosso è Johnson, che è il monodose. Quindi ogni paziente riceve un braccialetto, dopodiché le stanze dell'anamnesi sono segnalate con un pannello che ha lo stesso codice colore. Quindi il paziente che deve fare Pfizer, per fare un esempio, riceve il braccialetto blu e si reca nella stanza dell'anamnesi contraddistinta dal pannello blu. Lo stesso codice colore e lo stesso pannello si ritrova poi nei quattro box dove viene somministrato il vaccino. Quindi si recherà nel box contrassegnato, in questo caso dal colore blu, e riceverà il vaccino. Dopodiché c'è una sala per la osservazione. La collocazione di questo centro vaccinale ovviamente non è facile trovare in centro città un posto così grande, munito di ampi spazi di parcheggio, con caratteristiche anche di rispetto della normativa in materia di sicurezza, quindi con un'entrata, un'uscita, due varchi laterali. È chiaro, questo pone un problema di viabilità, ma o comunque di raggiungibilità, di facile raggiungibilità. Io devo dire che i cartelloni sono stati messi, a mio parere, molto bene, sono grandi, sono chiari, si capisce bene. Si entra dal varco nord. Naturalmente, noi dobbiamo anche rispettare il fatto che qui siamo in un porto importantissimo e quindi ci sono regole di circolazione che prescindono. Qui si viene per vaccinarsi, ma si viene anche per partire e per imbarcarsi. Quindi è chiaro che abbiamo dovuto trovare un equilibrio con le esigenze della circolazione del porto.